Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi vi mostrerò come rimuovere quel fastidioso debuff misterioso conosciuto come quadratino rosso con freccia verso il basso. Come al solito questo video è offerto dal nostro sponsor Aoea, un sito dal quale potete acquistare rune, materiali di gioco, armi, armature e chi più ne ha più ne metta. Senza dimenticare che inserendo il codice sconto Top Games otterrete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. Cosa aspettate dunque ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like al video ed un commento qui sotto. Senza dimenticare ovviamente di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sul caricamento dei nostri video. Oggi andiamo a parlare di questo misterioso debuff che affligge tantissimi giocatori e molti non sanno cosa sia, da dove arrivi e perché ce l'hanno. Personalmente, come mi è apparso il problema, ho iniziato a cercare la soluzione e finalmente l'ho trovata e la voglio condividere con voi. Non so se la grafica di questo debuff sia corretta, ma si presenta come un quadrato rosso con una freccia verso il basso. In cosa consiste questo debuff? In pratica ci ritroveremo con meno punti vita del normale e ci servirà più tempo per curarci con le ampolle di vita. Come prendiamo questo debuff? Cosa succede? Qual è la cosa legata a questo depotenziamento? Non è specificato da nessuna parte, e questo è il problema. Ma questo, almeno secondo i miei calcoli, compare quando ci rechiamo alla tavola della grazia perduta o tavola rotonda ed abbracciamo la compagna di morte. Una volta parlato con questo NPC scopriremo che oltre a giacere con molteplici senza luce e corpi senza vita, cosa un pelino tendente alla necrofilia, scopriremo che da lei potremo ottenere un buff da usare quando vogliamo. La benedizione del baldacchino. La potremo trovare nel nostro inventario. Questa ha l'effetto di consumare dei PA per incrementare temporaneamente la stabilità. E fino a qui tutto bene. Ma è proprio il portare questo buff oggetto utilizzabile, oggetto consumabile che dir si voglia, nel nostro inventario, a causarci il debuff del quadratino rosso. Come potete vedere, una volta che uso la benedizione della nostra amica necrofila e riposo ad una grazia, il debuff sparisce, ridandomi tra l'altro un'ingente quantità di HP. A questo punto la considerazione finale è che ci conviene portare questo oggetto nell'inventario solamente quando ci serve. Insomma, se sappiamo di dover affrontare qualcosa di particolare o un boss particolarmente ostico che ci butta spesso in giro per la stanza, vi consiglio insomma di tenere questo oggetto nell'inventario, visto che ci costa caro e ci costa punti vita, solamente quando è utile. Non abbracciate la compagna di morte solamente perché volete mettergli la testa fra le... Vabbè, avete capito. Abbracciatela solo quando volete questo oggetto e non a casaccio, anche perché non è conveniente avere un debuff del genere addosso. Detto questo, direi che è giunto il momento di salutarci e per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto. E mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video ogni volta che vengono caricati. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.